Quando si dice anche in maniera ironica percentuali, Burgale è una bellissima riconferma per Gino Marotta, sindaco di Celle di Bulgaria. Beh, veramente sono stati i commenti più gettonati, questa è la parola bulgaro. Forse anche memori di questo nostro gemellaggio che abbiamo con la Bulgaria. Persino l'ambasciatore bulgaro, sia in Italia che da Londra, mi hanno mandato gli auguri di questo successo, sempre virgolettato bulgaro. È evidente che è un eufemismo, è una battuta. Sono ovviamente soddisfatto del risultato. Non era né certo né scontato, perché quando c'è solo una lista e mezza in campo, a volte la gente può essere anche disinnamorata dal voto, non averlo. Invece la possibilità che hanno partecipato l'83% di tutti gli aventi diritto residenti è già di per sé un grande successo di partecipazione e anche di democrazia. Poi è evidente che noi piccoli comuni si paga anche lo scotto della famosa lista dell'AIRE, che sono tantissimi nostri connazionali, gli avi che sono stati emigrati nelle varie parti del mondo e che concorrono poi a fare il quorum, però molti di loro hanno preso solo la cittadinanza e la residenza perché figli di esteri, di persone nostre dall'estero, quindi di fatto se non si fa anche una seconda lista nei piccoli comuni, soprattutto dell'entroterra, eccetera, diventa difficilissimo raggiungere un quorum. E noi siamo stati, diciamo, bravi a farlo raggiungere perché non volevamo un altro anno di commissariamento al nostro comune, con tutto il rispetto per i commissari che sono dirigenti prefettizi, funzionari prefettizi, ma ovviamente sono molto burocratizzate, non è che possono avere in modo passionale, in modo appassionante, tutta quella che è la possibilità di governare un piccolo paese come quello di Celle di Bulgaria, ma tanti altri piccoli paesi. Bene, questo però è un impegno in più, ci dovrà dire che dobbiamo lavorare in più e dobbiamo impegnarci in più, anche autocontrollandoci, tra virgolette, perché è ovvio che le sfide che si avranno nei prossimi mesi, soprattutto nei piccoli comuni, con tante risorse che arriveranno prima dall'Europa e poi anche dai fondi europei, che non è il recovery fund, ma quelli normali, 2021 e 2027, i piccoli comuni devono fare rete e si devono attrezzare per rispondere a questa sfida, altrimenti tante possibilità di recuperare il gap sociale, il gap economico con tante altre realtà resta soltanto una chimera. Invece noi penso che proprio responsabili dei piccoli comuni dobbiamo impegnarci ancora di più.